Buon 25 aprile a tutti, parlo un pochino del progetto Milano Libera 2020, quello che la mostra che abbiamo realizzato l'anno scorso con l'Istituto Parri e con l'ANPI. Inizialmente doveva essere una mostra in presenza, poi a causa della pandemia è stata ibridata e poi alla fine è diventata un progetto unicamente online. Inizialmente l'ipotesi mia con Francesca Pense e con Giorgio Sedeso era quello di mettere in relazione delle fonti diverse, nate per scopi diversi e con una fruibilità distinta. Inizialmente l'idea era quella appunto di mettere in connessione delle opere d'arte e con delle fonti fotografiche, delle fonti documentarie, con dei pannelli che erano stati realizzati nel 1946 per una mostra appunto sulla Resistenza italiana. Successivamente invece abbiamo realizzato oltre a una sezione immagine, anche una sezione audio, quindi una sezione voci e una sezione storie di approfondimento. In particolare l'idea era quella di utilizzare la documentazione a nostra disposizione, che durante il lockdown era assolutamente scarsa, per realizzare dei percorsi tematici che attraverso fonti diverse, fonti che erano già a disposizione grazie agli amici di altri istituti, di altri luoghi della ricerca o anche attraverso fonti in rete, appunto mettere insieme questi materiali assieme ai nostri e su base documentaria realizzare dei percorsi tematici o implementare queste sezioni che, come abbiamo detto, nascevano sulla base di questi tre contesti storico-documentari. In particolare abbiamo realizzato due podcast che secondo me sono particolarmente interessanti, sono due podcast di fiction, ma appunto basati su delle fonti documentarie. In particolare Parla il nemico ti ascolta, che hanno realizzato Danilo De Biasio con Elisabetta Ranieri ed Elisabetta Vergani. E si basa questo podcast su degli archivi, su dei documenti che abbiamo qui in istituto, all'interno del Fondo Corpo Volontari della Libertà. Abbiamo tutte le trascrizioni che una giovanissima Kitta Steiner, nome di battaglia Claudia, realizzò, e sostanzialmente Kitta trascrisse per giornate intere le intercettazioni telefoniche dei comandi nazifascisti. All'interno del percorso tematico, che andiamo ad aprire, è possibile appunto andare a vedere, ad esempio, all'interno della Digital Library Lombarda le trascrizioni proprio dei documenti appunto scritti da Kitta. Eccole qui, sono queste. E poi naturalmente abbiamo la sezione immagini, in cui invece, sulla base appunto di queste sezioni che abbiamo creato sulla base dei materiali che avevamo a disposizione, in questo caso vedete le sezioni che sono identificate dai pannelli di cui dicevo prima, vita partigiana, donne, eccetera, eccetera, e anche in questo caso abbiamo cercato di realizzare dei percorsi tematici e di, come dire, cercare di rendere fruibili, per quanto ci era possibile, delle fonti esistenti ma poco note. In particolare nella sezione nazisti e fascisti, in questo caso ad esempio abbiamo creato una relazione tra questa foto, che è la foto della trattativa di Veveri, in cui c'è praticamente la resa del comando tedesco di Novara ai partigiani, con Giorni di Gloria. Giorni di Gloria, che è uno dei film più importanti creati subito dopo la liberazione, ma con immagini spesso coeve, e girate durante la liberazione. In questo caso vedete che c'è questa fotocamera, e all'interno di Giorni di Gloria, se si va a vedere nel percorso tematico relativo alla trattativa di Vevere, ci sono proprio 3 secondi di scena, dal minuto 53:09 al 53:12 secondi, in cui si vede esattamente quello che riprende quella telecamera lì. Con ogni probabilità questa inquadratura è ripresa esattamente dalla telecamera che abbiamo visto prima, cioè da questa qui. Il sito di Milano Libera, la mostra virtuale Milano Libera, si arricchisce quest'anno nel 2021 con una nuova sezione che si affianca quindi a quelle già esistenti, storie, immagini e voci, una sezione che si chiama Prime Pagine.
La mostra virtuale, il sito Milano Libera si arricchisce quest'anno nel 2021 con una nuova sezione che quindi si va ad affiancare a quelle già esistenti riguardanti le storie, le immagini e le voci. E questa nuova sezione riguarda le prime pagine, che sono appunto le prime pagine di alcuni quotidiani usciti nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile. In particolare si è preso in esame i giornali usciti dal 26 aprile fino al 9 maggio per fare in modo che venisse compreso anche poi il racconto in queste prime pagine della parata, della grande parata a Milano del 6 maggio 45 per celebrare la liberazione. Questa nuova sezione si apre con un testo di Roberto Cenati, del presidente dell'ANPI provinciale di Milano, che racconta appunto la vicenda dei quotidiani che appunto avevano subito prima la censura fascista e che poi finalmente tornavano a poter pubblicare liberamente. Una volta avvenuta la liberazione, sono poi disponibili appunto le sei testate che sono state inserite e digitalizzate. Le copie originali provengono tutte dall'emeroteca dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. C'è poi una linea del tempo qui in basso che permette di appunto navigare e vedere quali quotidiani sono stati pubblicati giorno per giorno. Cliccando su ciascuna di queste si può appunto accedere alla prima pagina. In questo caso, per esempio, io ho già aperto qui la prima pagina dell'Avanti del 28 aprile 45. Dicevamo appunto, attraverso poi questi bottoni, queste anteprime di immagine, si può accedere alle singole schede di ogni testata, dove abbiamo un breve testo riassuntivo e descrittivo, e poi appunto tutte le prime pagine dei giorni individuati, con anche alcune letture sceniche fatte dall'attrice Antonella Morassutti di alcuni articoli contenuti in queste prime pagine, in particolare nelle pagine del 26 e del 27 aprile. Quindi insomma, l'idea era quella di mettere a disposizione, è quella di mettere a disposizione del pubblico tutte queste. Questi esemplari e permettere anche di leggerli di La Stampa che, ripeto, tornava finalmente ad essere libera senza censure dopo il crollo del regime fascista.